Entro la fine del mese di luglio il fiume Pescara, nel tratto compreso tra il capoluogo adriatico e i confini con San Giovanni Teatino, sarà navigabile in sicurezza. I lavori di manutenzione al via questa settimana consentiranno di rimuovere tronchi e vegetazione che attualmente si trovano su entrambe le sponde, rendendo difficoltosa la navigazione. È la prima volta che il comune interviene sul fiume Pescara con urgenza per la sicurezza e sono stati determinanti 100.000 euro messi a disposizione dalla Regione Abruzzo, ha detto il sindaco Carlo Masci presentando alla stampa il progetto insieme all'assessore comunale al mare e fiume Nicoletta Di Nisio, alla coordinatrice del progetto Esther Zazzero e al capogruppo della Lega in Consiglio regionale Vincenzo D'Incecco. Dopo anni di abbandono oggi c'è la realizzazione del nuovo porto, il molo nord si sta completando, c'è il dragaggio che si farà a breve per fare in modo che le barche possano rientrare tranquillamente in porto, c'è la pulizia del fiume e delle sponde per 7 km fino al confine con San Giovanni Teatino. Questi interventi non si erano mai fatti, oggi si stanno facendo, quindi si è tanto parlato del fiume, tutti quanti hanno detto una parola sul fiume, ma nessuno ha mai preso un euro per fare un intervento sul fiume che potesse consentire la navigazione tranquilla. Invece con questi fondi che sono arrivati dalla regione noi li impieghiamo questi fondi proprio per risolvere questi problemi annosi che oggi saranno risolti e sono soltanto il prodromo di tanti ulteriori interventi che andremo a fare, perché vogliamo anche creare un ecomuseo fluviale, perché le sponde del fiume Pescara sono meravigliose e bisogna conoscerle bene. Toglieremo nell'arco di un paio di settimane, grazie al lavoro della ditta Servimar, tutti i tronchi e tutto quello che è il materiale che crea difficoltà al passaggio dei natanti, al passaggio delle barche fino al confine con San Giovanni Teatino. Mettiamo un altro punto importante in quello che è il percorso di costruzione di una vivibilità maggiore del fiume Pescara, che parte con il contratto di fiume, con la realizzazione dell'ufficio mare e fiume al comune di Pescara, con i progetti sulle golene. Insomma, stiamo lavorando lacrimente per recuperare tanti e tanti e troppi anni in cui il fiume Pescara è stato visto quasi come un oggetto misterioso e tenuto dentro il cassetto. Invece oggi siamo qui, l'avevamo detto, ci teniamo e credo che alla fine di questo percorso amministrativo potremmo dire che avremmo fatto ancora di più rispetto a quello che avevamo promesso in campagna elettorale.